Piazza Municipio, lato Palazzo San Giacomo, con una nuova apertura al pubblico. C'è la rottura del diaframma che segna l'inizio dell'avvicinamento del collegamento tra linea 1 e linea 6, ma soprattutto oggi, con la presenza del ministro e con la forte cooperazione istituzionale sulla metropolitana che c'è tra tutti i soggetti coinvolti, noi possiamo dire che stiamo cominciando la volata finale che da qui al 2019 ci porterà a terminare i cantieri che per molti anni, per troppi anni, hanno interessato la nostra città: Garibaldi, Duomo, Municipio, Riviera di Chiaia. Abbattuto stamattina l'ultimo diaframma che separava la linea 1 e la linea 6 della metropolitana di Napoli ed inaugurata l'uscita San Giacomo, tutto a Piazza Municipio. I passeggeri potranno quindi cambiare treno all'interno della stazione Municipio non appena completati i lavori. Per questo e per i prossimi decisivi obiettivi, come ricordato da tutti gli enti che intervengono nell'opera, il termine ormai è vicino, si parla del 2019. Ogni giorno questa metropolitana trasporta 140.000 persone, 42 milioni di viaggiatori all'anno, e quindi mi sembra che, come dire, già è stato fatto veramente tanto. È ovvio che ancora c'è da completare questa impresa, da liberare delle piazze, degli spazi così importanti per Napoli, che ha avuto tanta pazienza in questi anni sulla linea 6, sulla linea 1, e veramente la sfida è quella di riuscire nel prossimi due anni e mezzo, noi ci poniamo un obiettivo fine 2019 per completare questa parte della metropolitana. Poi bisognerà continuare i cantieri appena avviati di centro direzionale, di Poggio Reale, arrivare fino all'aeroporto di Capodichino. È uno sforzo enorme che risponde ad una priorità programmatica che ci siamo dati, che è quella di completare la rete metropolitana su ferro per la città di Napoli, per tutta l'area metropolitana, per i collegamenti fra il capoluogo regionale e il resto della regione. È un impegno che ci siamo presi col governo nazionale e chiaramente col governo regionale: tutti devono rispettare il cronoprogramma, cioè significa che gli impegni che ci stiamo prendendo vuol dire tutti quanti insieme, lavoratori, imprese, concessionari, subappaltatori, comuni, regioni e governo, non possiamo più consentire che la data del 2019 venga allungata per tempo. Da parte mia io mi renderò garante del rispetto di questo cronoprogramma e mi auguro che tutti abbiano la stessa volontà. Vi chiediamo allora tutti insieme di essere insieme a noi nel cambiare la storia di questa città, che, ripeto, è una delle città più care non solo d'Italia ma all'intera Europa e all'intero mondo, una città bellissima che può essere resa ancora più bella se si trasformerà in una città con un trasporto pubblico all'altezza di quello che si richiede in una grande metropoli. I cittadini hanno il diritto a una mobilità sostenibile, hanno diritto ad avere autobus nuovi, puliti e puntuali, hanno diritto ad avere metropolitane accessibili a tutti, ai disabili, in carrozze adeguate e con tempi di percorrenza adeguati e molto ravvicinati, in maniera da poter raddoppiare il numero di persone che già oggi la usano. È un'ambizione vera, seria, che può cambiare il volto di questa città ed è un lavoro che facciamo con orgoglio e con piacere insieme a tutti voi, convinti che il riscatto di Napoli è il riscatto dell'intero Mezzogiorno e dell'Italia. Grazie.